Alighiero Betti, Alberto Burre, Alexander Calder, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio, Yves Klein, Leoncillo, Brian O'Dagherty, Sol LeWitt, Beverly Popper, Ivan Tamer e Giuseppe Uncini. Sono alcuni dei nomi della mostra curata da Alessandra Migliorati, Paolo Nardon e Stefania Petrillo. Unforgettable Umbria, la mostra è ospitata a Perugia, nel piano nobile di Palazzo Baldeschi, al Corso, fino al 3 novembre 2019 ed è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e da Cari Perugia Arte. L'arte al centro, tra vocazione e committenza, un racconto sul secondo Novecento in Umbria attraverso le opere di grandi artisti che hanno scelto di vivere e lavorare in Umbria nello spazio di una stagione o anche di un'intera vita. Molti artisti contemporanei vivono qui, hanno delle relazioni molto strette pur facendo un lavoro del tutto differente. Questo rapporto tra tradizione e innovazione che un periodo fa andava molto di moda, qui è evidente nel lavoro e non è ripreso in modo banale. Dunque un ricchissimo mosaico di presenze, una storia densa e di occasioni espositive e interventi sul territorio, spesso favoriti da un lungimirante mecenatismo. Maestri della ricerca artistica internazionale del secondo Novecento che ovviamente qui testimoniano non solo una grande stagione proprio dell'arte, no? Internazionale, ma una grande stagione anche di questa regione nel suo farsi committente. La fascinazione dell'Umbria è una fascinazione molto forte e bisogna chiedersi perché gli artisti arrivano in Umbria. Gli artisti arrivano in Umbria sicuramente spesso in fuga dalle grandi città, attratti dal silenzio, sono cacciatori di silenzio. Unforgettable Umbria, l'arte al centro tra vocazione e committenza, è dunque una preziosa occasione anche per scoprire o ripercorrere gli itinerari di un'arte contemporanea capillarmente diffusa nella regione, spesso in suggestivo dialogo con il tessuto dei centri storici o gli scenari unici del suo paesaggio.